Siamo nell'ufficio del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo per tracciare il bilancio di un anno di lavori in questa conclusione di anno. Salve, salve a lei, salve a tutti i telespettatori che ci seguiranno e benvenuti nella casa delle Toscane e dei Toscani. Un anno impegnativo senz'altro, quello del Consiglio regionale toscano, caratterizzato da un contesto socio-economico difficile, tra i venti di guerra che si sono aperti, alle porte dell'Europa e, il contesto anche economico con l'aumento dei costi dell'energia che ha messo in difficoltà famiglie e imprese. In questo contesto, come si è mosso il Consiglio, regionale e le istituzioni della regione toscana? Ma guardi, è stato un anno difficile, veramente difficile, più che per il Consiglio regionale, per le città, i tanti cittadini e le tante cittadine che hanno vissuto le difficoltà della pandemia, che hanno visto soffiare, anche se a distanza, il vento di questa terribile guerra che sta scuotendo il cuore dell'Europa, una guerra che sembrava lontana da noi, ma che con l'arrivo di tante profughe, di tanti profughi che hanno dovuto lasciare l'Ucraina e che noi abbiamo provato ad accogliere. Non sa la fatica, la difficoltà che abbiamo trovato in quelle donne, in quegli uomini, pochi, soprattutto bimbi, che hanno lasciato l'Ucraina e che sono stati accolti nelle nostre strutture. Segni di violenza, violenza forte, ecco, sono loro soprattutto che hanno vissuto un anno difficile, come le famiglie che hanno perso un lavoro, anche a causa, dei costi dell'energia che hanno portato tante imprese a dover chiudere. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte, provando a dare sostegno economico alle tante imprese che erano in difficoltà, le attività commerciali, che abbassavano le loro saracinesche. Abbiamo soprattutto cercato di essere vicini ad una categoria, quella dei giovani, che più di altre hanno sofferto questo terribile periodo della pandemia, soprattutto perché, specialmente nell'anno precedente, c'è stato quel distanziamento che veniva chiamato in maniera brutta, distanziamento fisico, che era soprattutto un distanziamento sociale. Ecco, a loro abbiamo provato a mettere tutte quelle risorse derivanti dai costi della politica, le abbiamo messe a loro disposizione, dicendo: guardate, scommettete sul vostro futuro. L'abbiamo fatto con le start-up, sostenendo tante imprese, tante ragazze e tanti ragazzi volevano realizzare il loro sogno, realizzare un nuovo lavoro, nuovi lavori, ma poi l'abbiamo fatto anche per l'aggregazione giovanile. Insomma, le risorse le abbiamo decise di destinare come consiglio regionale soprattutto a loro. I giovani sono stati proprio tra le priorità del suo mandato, lei lo ha detto fin dall'inizio. Il bando Rigenerazione Toscana ha avuto un successo e una risposta oltre ogni aspettativa, forse. 2 milioni e 300, o 2 milioni e 232 mila euro, tantissime le domande che sono pervenute. Ma le domande sono state davvero tante da quasi tutti i comuni della Toscana e le assicuro, mi piacerebbe un giorno fare un focus proprio su questo, ma la bellezza dei progetti, la vitalità di queste ragazze, di questi ragazzi, delle amministrazioni comunali. Soltanto qualche giorno fa sono stato in una scuola, la scuola Poliziano a Firenze, una scuola media, e sentire, quello era il luogo in cui noi facevamo e lanciavamo l'idea della street art, cioè portare i ragazzi a scegliere attraverso un messaggio, in questo caso il messaggio era sempre legato, il messaggio della pace, di realizzare insieme ad artisti dei murales nelle loro scuole. Parlare con quelle ragazze e quei ragazzi è la cosa più bella che mi sia capitato. Portare a loro le costituzioni, soprattutto ai diciottenni, farli sentire protagonisti attivi della vita delle nostre comunità e poi riceverli qui con i loro progetti, i loro sogni, la valigia carica di speranze nella casa dei Toscani e dei Tosca e delle Toscane. È un qualcosa di enorme e questo bando dà il senso della vitalità dei nostri comuni. Ecco, citava Giovani e Pace, la Regione Toscana, il Consiglio ha voluto aderire per la prima volta alla giornata internazionale della pace indetta dalle Nazioni Unite con un concerto speciale che si è tenuto ad Arezzo in collaborazione con Rondine. Ma Rondine, Cittadella della Pace, è un esperimento culturale incredibile. Io consiglio a chi ci segue da casa di andarli a visitare. In un tempo in cui c'è la guerra, in cui gli egoismi crescono, ma qui ormai va avanti da diversi anni questo esperimento, quello è un luogo dove si costruiscono ponti, dove nella stessa stanza dorme un ucraino insieme ad un russo, dove si tenta,
con lo studio, con l'approfondimento, di superare le diversità. E allora la bellezza di costruire ponti, e i ponti si costruiscono anche con l'arte, si costruiscono con la musica. I ponti si costruiscono se ciascuno di noi apre il proprio cuore all'altro. E quel concerto è stato stupendo, sentire le parole di ragazze e ragazzi che venivano da esperienze diverse e ritornavano nei loro paesi a portare la pace. Ma quanto è bella la nostra regione, no? La Toscana è sempre stata e sarà terra di diritti. Non è un caso, noi ogni 30 di novembre festeggiamo la festa della Toscana. La festa della Toscana è esattamente questo, dire che la Toscana non si è mai voltata dall'altra parte, che nel 1786 con il Granduca Pietro Leopoldo per prima abolì la pena di morte. Quanto è attuale anche questo oggi, quando in Iran, soltanto perché si protesta per dire che le donne devono avere più libertà, si viene uccisi con la pena di morte, e in 50% degli stati al mondo ancora applica la pena di morte. Lo dico a lei, ma lo dico a chi ci segue. Noi potremmo voltarci dall'altra parte, perché non ci interessa, perché in Europa, in Italia, la pena di morte non c'è più. Ma anche se solo una persona viene uccisa utilizzando lo strumento della pena di morte, anche se solo una persona si pensa di fare giustizia con violenza, noi non ci possiamo girare dall'altra parte. È il compito delle istituzioni. Compito delle istituzioni è unire e aggregare, sicuramente una figura che è stato capace di farlo è David Sassoli, a lui avete deciso di intitolare un premio di laurea dedicato proprio ai neolaureati toscani. Solo un anno fa ci lasciò David Sassoli, ma si sente una mancanza enorme nelle istituzioni. Noi abbiamo deciso di dedicare a David Sassoli il nostro Media Center, il luogo in cui mandiamo i messaggi, la nostra comunicazione pubblica, ma abbiamo anche deciso di fare quello che David avrebbe voluto. Ha investito anche lui tanto sui giovani negli anni del suo impegno nelle istituzioni. Allora noi abbiamo voluto bandire 3 borse di studio sui temi dell'Europa. E quante domande sono pervenute, quante ragazze e quanti ragazzi ci hanno detto che c'è bisogno di più Europa, non a parole. C'è bisogno di più Europa con fatti concreti, come avvenne durante la pandemia, penso, con l'acquisto dei vaccini a livello europeo, come dovrebbe avvenire sotto tanti altri punti di vista. Più Europa abbiamo, più abbiamo libertà e più abbiamo democrazia e sicurezza. E questo è un altro messaggio di quelli forti che i ragazzi dovrebbero far loro. Rimanendo al tema dei giovani e alla formazione, di recente inaugurazione l'Innovation Center con tecnologia Google in un liceo aretino. Di che si tratta? Si tratta di un'altra di quelle iniziative che noi abbiamo rivolto ai ragazzi e alle ragazze per farli vivere nel futuro. Ognuno di loro deve avere gli strumenti per essere un cittadino del domani. Avere gli strumenti per essere cittadino del domani vuol dire avere la capacità di conoscere, di apprendere, di sapere, di guidare il processo. O la politica o le istituzioni hanno la capacità di guidare il cambiamento o lo subiranno. E quando tu mandi un messaggio così forte che un'istituzione pubblica ti dà uno spazio formativo moderno, ti permette di avere strumenti innovativi per poter conoscere il mondo e guidare i cambiamenti e non subirli. Ecco, negli occhi di quelle ragazze e di quei ragazzi della scuola di Arezzo ho letto un grande grazie, un grazie alle istituzioni per non essere vicini ai giovani solo a parole, ma con fatti concreti, tangibili. E pensate che quello spazio sarà uno spazio aperto a tutte le cittadine e tutti i cittadini di Arezzo, che potranno andare a formarsi e a utilizzarsi. Anche questo è quello che dobbiamo fare, essere vicini agli altri. O la politica resta all'altezza degli occhi delle persone, dei suoi bisogni, delle sue aspettative, o non svolge il compito per cui siamo stati eletti e siamo stati chiamati. Ecco, un altro punto che avete affrontato con i giovani, ma non soltanto, è la promozione della legalità, della cultura della legalità. Si è costituito anche un osservatorio a questo dedicato all'interno del Consiglio, e poi avete realizzato il progetto Polis con un bando che è stato vinto da Libera. Un altro progetto stupendo. Io in questi anni, se devo dire, in questi 2 anni, se devo tracciare un bilancio, devo dire che le ragazze e i ragazzi sono quelli che mi hanno trasmesso di più. Guardate, il bello dell'impegno nelle istituzioni è poter prendere, apprendere. Queste ragazze e questi ragazzi ti danno tanto. Noi abbiamo deciso di utilizzare parte dei risparmi dai costi della politica proprio per destinarli a progetti di legalità.
Sai, io ho iniziato a impegnarmi nelle istituzioni, ho deciso di dedicarmi agli altri. Ero un adolescente ed era il tempo delle stragi del 1993, delle stragi di mafia che insanguinarono la Sicilia. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, la loro scorte e poi la strage dei Georgofili a Firenze. Il prossimo anno sarà il trentennale. Mi hanno trasmesso la voglia di mettermi al servizio degli altri. Allora, non appena ho avuto la possibilità, ho detto che bisogna rimettersi in gioco anche su questo. Chiaro, in Toscana non c'è la mafia come un ragazzo che viene dal sud l'ha conosciuta in quegli anni. Non c'è la mafia fatta di lupara o di omicidi. C'è una mafia diversa, c'è la criminalità organizzata che purtroppo entra nelle nostre aziende che stanno soffrendo in questo momento e noi dobbiamo essere anticorpi di tutto questo e per farlo serve il lavoro delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Allora alle forze dell'ordine un grande grazie perché svolgono un lavoro enorme, della magistratura, ma serve anche un cambiamento di paradigma culturale perché ognuno si deve sentire protetto e libero di poter raccontare per essere difeso e tutelato. Questo è qualcosa di grande e noi abbiamo deciso di fare questo per costruire cultura della legalità e continueremo a impegnarci in questa direzione. Sappiamo che la principale voce di spesa della regione è la sanità in Toscana, ma come in tutte le regioni italiane, da questo punto di vista avete portato avanti una campagna per individuare le priorità attraverso gli stati generali della sanità e poi c'è una legge che ha introdotto una grandissima novità, lo psicologo di base. Come viene strutturato, di che cosa si tratta? Ma questa è una legge di civiltà e anche questa è nata con la pandemia. Guardi, io lo pensavo da tempo, ma durante la pandemia me ne sono reso conto con una chiarezza devastante. Basta essere all'altezza degli occhi delle persone, poi lo vedi, lo senti. C'era paura di dire che un problema di tipo psicologico non fosse una malattia. Noi invece abbiamo deciso, con una legge di grande civiltà, tra le prime in Italia, di finanziare lo psicologo di base, cioè chiunque, indipendentemente dal reddito, dalle condizioni economiche e familiari, può e potrà accedere ad avere un supporto di tipo psicologico. Guardi, non è banale questo cambio di passo, è un modo diverso proprio di approcciare al tempo che viviamo e lo abbiamo fatto con questa grande campagna d'ascolto che abbiamo lanciato, che sono gli stati generali della sanità. La politica spesso decide senza aver ascoltato, invece in questa campagna d'ascolto che è arrivata in fondo con il voto di una risoluzione, cos'è una risoluzione per chi ci segue a casa? È un atto con cui il Consiglio regionale impegna la giunta regionale a svolgere una serie di attività e la giunta le sta svolgendo e quindi modificare la legge regionale sulla sanità, lavorare perché il sistema di emergenza urgenza migliori, le liste d'attesa si riducono. Compito delle istituzioni è sicuramente valorizzare le eccellenze nella sanità e noi in Toscana siamo tra i primi in Italia, anzi in Europa, nella capacità di dare risposte d'eccellenza. Su alcune cose soffriamo e dobbiamo lavorare, migliorare la capacità di saper accogliere nei pronto soccorso, ridurre le liste d'attesa. Ecco, tutto questo è il lavoro che noi stiamo portando avanti, però mi permetta di dire di essere orgoglioso del sistema sanitario toscano e soprattutto dei nostri professionisti. A loro un grande grazie, a medici, infermieri, personale sanitario, amministrativo. Non sempre noi siamo all'altezza del vostro lavoro e oggi colgo l'occasione per ringraziare voi e le vostre famiglie per il lavoro enorme che avete fatto in questi anni. Toscana 2050, un progetto che ha individuato un comitato di personalità per provare a immaginare la Toscana del futuro, a che punto sono i lavori, quale sarà la Toscana che avete in mente? Ma dico sempre alle ragazze e ragazzi che incontro nelle scuole, che oggi hanno 17 anni, che avranno la mia età nel 2050, voi sarete i protagonisti di quel tempo. Io sono arrivato in Toscana dalla Basilicata nel 1996, arrivai in Toscana e per chiamare i miei genitori usavo sempre il gettone e una scheda magnetica. Pensate, sono passati da allora 26 anni e ora ognuno di noi senza un cellulare non riesce a svolgere le sue normali attività. Il cellulare è già il passato. E allora la politica o anticipa il progresso o lo subisce. In Toscana 2050 stiamo ragionando di come sarà la sanità del futuro, di come noi ci avvieremo a vivere il turismo, come l'agricoltura sarà differente da ora, quanto i robot, ora qualcuno mi prende per matto a casa,
potranno essere i nostri assistenti domiciliari, come i robot ci porteranno i pacchi a casa. Pensate come sarà diverso il tempo che andremo a vivere. Non so dire a chi ci segue se sarà meglio o peggio del tempo che viviamo oggi, ma io non posso giudicare, devo costruire le condizioni perché, insieme agli altri, perché quel tempo noi riusciamo a governarlo. Anzi, riusciranno i ragazzi a governarlo perché saranno loro a doverlo fare. Ci avviamo alla conclusione. Presidente Mazzeo, visto il tempo che stiamo attraversando, è doveroso chiedere un messaggio di auguri ai cittadini e alle cittadine toscane. Ma alle cittadine e ai cittadini toscani vorrei solamente dire: vivete questo tempo così come sapete fare. La Toscana è sempre stata terra di diritti, terra di opportunità, una terra che non si è voltata mai dall'altra parte. Vivetelo vicino a chi soffre. Vivete questo Natale dando una pacca sulla spalla e un momento di conforto a chi è da solo, alle persone più fragili. Fatelo sempre con il sorriso. Vivete nella regione più bella del mondo, viviamo nella regione più bella del mondo, e questo messaggio di speranza è anche il mio miglior augurio di buon Natale, di buone feste, da vivere con le persone a cui volete bene. Ecco, questo messaggio di auguri, condito anche con una punta di orgoglio, giustamente legittima, di Toscano, anche da parte nostra rivolgiamo i migliori auguri di festività natalizia in serenità e in felicità a tutti i cittadini toscani. Grazie Presidente. Grazie, grazie a voi e grazie per essere venuti in questo luogo, che vorrei fosse sempre più un luogo aperto, una casa di vetro per le cittadine e i cittadini toscani. A volte è uno spazio così grande in cui mi sento solo, quindi grazie. È stato un piacere. Bene, grazie. Arrivederci.